Grazie. Siamo liberamente ispirati a un uomo, a una famiglia, possiamo dire, a un padre, a un figlio e a una famiglia intera. E quindi sto parlando di Gianni Maddaloni, di Pino Maddaloni, la famiglia, la palestra, l'ambientazione, quindi Scampia. Mezza battuta qua, dice, tenete la fatica, è una roba, Sarciro sopra le cose, te lo tiri via e venite via, non è qua, è proprio così, te lo tiri via e passa e te ne va a fare, dai, dai, è tu muovo. Amica, è quello quasi un cazzo, amica, mi spieghi, muovo, ti ma le cose devo fare. Ok, se no, è così lui si rialza, si asciuga. Che cazzo devi davanti? Il personaggio di Tony, che interpreto io, credo sia un personaggio molto, molto complesso, perché comunque è un ragazzo di Scampia, nato in un determinato contesto, con questa voglia di riscatto. Allora, non abbiamo molto tempo, sai che facciamo? Le prime 3 settimane sono presi, ci prepariamo, preparazione atletica e poi ci mettiamo a fare un po'. Provare ad immaginare le emozioni che avrà sicuramente provato Pino quando ha vinto le Olimpiadi, medaglia d'oro, è un po' difficile perché credo debba essere una cosa veramente, veramente forte. Al gesto sportivo di questo ragazzo accompagnato da un padre che è arrivato fino, diciamo, alla cima più alta dello sport, che è l'oro olimpico, la medaglia d'oro olimpica. Pino Maddaloni viene in qualche modo ricordato in questo film. Io ho scoperto questa storia, l'abbiamo scovata insieme agli sceneggiatori, poi abbiamo in qualche modo mixato la vera storia di Gianni, e in parte questo film è romanzato, come si dice, alcune cose le abbiamo inventate noi, ma c'è un 60% di verità in tutto quello che vedrete. E come Pino Maddaloni io avevo un sogno e duramente l'ho perseguito e credo di, in qualche modo, in parte, di averlo realizzato. Quindi mi auguro che molti ragazzi di Scampia ce la facciano a realizzare quel sogno, che li possa portare, insomma, verso una traiettoria bella, insomma. Quindi buona fortuna a voi, buona fortuna a noi che stiamo per finire il film, e spero che vi piaccia. Ci vediamo presto su Rai 1, l'oro di Scampia.